Con Michele Domeneghetti, sindaco di Corbola, ringraziandolo naturalmente per la disponibilità. Sindaco, anche a lei chiediamo la situazione Covid nel suo comune. Abbiamo visto alcune dirette, alcuni post dove diceva appunto che fortunatamente la situazione da voi non è così critica come in altre zone. E poi naturalmente le chiederemo anche della casa di riposo dove tante persone fragili sono in questo momento super controllate e super monitorate. Sì, come dicevi, la situazione è relativamente sotto controllo perché la facilità con cui perdiamo il controllo di questa situazione puoi ben immaginare quale sia. Dico che è sotto controllo perché al momento abbiamo pochi casi positivi, anche se devo dire, ad essere sincero, ne abbiamo molti di più di quelli che se ne sono registrati in primavera. E quindi ci ha coinvolto, se vogliamo, anche più pesantemente rispetto alla primavera scorsa. Però, nonostante ciò, ho visto che il numero dei positivi, che ad oggi sono 10 positivi, e 9 persone in isolamento attivo, più o meno si sono stabilizzati e non ce ne sono di nuove entrate. E molti di loro, quelli positivi e in isolamento attivo, finiscono oggi la quarantena. Speriamo, insomma, che venga riconfermata la fine di questo periodo di quarantena e che possano ritornare alla loro quotidianità. Diciamo che possiamo ancora dire che è sotto controllo la situazione perché fortunatamente, facendo anche le dovute scongiuri, abbiamo la casa di riposo che ancora regge, nel senso che l'abbiamo chiusa ermeticamente e è tutto contingentato. E fino ad oggi, salvo un caso che è stato anche lì opportunamente isolato a taglio di po', il CAS oggi può ancora vantare la non positività nei suoi reparti. Lo dico sommessamente parlando piano, perché è sia un risultato dovuto alle buone misure, insomma, di contenimento e di attenzione a queste cose, ma anche un po' di fortuna, devo essere sincero. Quindi vedo che nonostante tutto, nonostante nel Polesine, insomma, si sentano molti casi di positività, soprattutto nei casi di riposo, ci stiamo ancora difendendo bene. Ecco, nell'isola di Ariano, i due comuni, Ariano nel Polesine e Corbola, forse sono i due comuni con più anziani. Quindi in caso di una famiglia che abbia all'interno più casi di Covid, quindi c'è un'assistenza che voi garantite per il servizio spesa, per il servizio assistenza? Sì, possiamo contare, ed è anche questo in un certo senso un orgoglio, perché in questi anni, prima dell'epidemia, abbiamo messo in piedi una serie di servizi che garantiscono sia normalmente che in questo periodo di Covid, di emergenza, garantiscono una rete di servizi. Mi riferisco, tanto per fare un esempio, abbiamo il servizio di distribuzione dei pasti, che fanno sempre riferimento alla cucina del CAS e che i volontari dell'Hauser portano nelle varie case. Questo lo stiamo facendo ancora, lo stanno ancora facendo, opportunamente bardati e con i propri dispositivi, diciamo, di protezione, con il distanziamento giusto perché vengono portati a domicilio i contenitori e ripresi gli altri, non c'è il percorso, non c'è l'ingresso in casa. Però è un servizio, insomma, che è apprezzato ed è apprezzato soprattutto dalle famiglie. C'è un servizio di trasporto degli anziani, qualora debbano essere, siano attesi da qualche ambulatorio per qualche visita, Questo in collaborazione con Hauser e Protezione Civile. sempre in collaborazione con l'Hauser. Ed è un servizio che ha continuato già, beh, è in continuazione da prima. Già dal 2014. E abbiamo poi una serie di altri servizi, questi più prettamente legati all'assistenza sanitaria, come potrebbe essere la richiesta del servizio SAD, servizio di assistenza domiciliare,
erogato dal CAS sempre e a richiesta da parte dei familiari. L'assistenza infermieristica che può essere attivata sempre attraverso il proprio medico di famiglia. E cos'altro? Avevo anche recentemente fatto una comunicazione alla cittadinanza facendo presente che le botteghe e tutti gli esercizi commerciali sono disponibili per la consegna a domicilio, quindi basta che la famiglia che si trova in difficoltà e che non può uscire prenota la propria spesa e viene consegnata a domicilio. Ecco, avevate riservato in marzo una serie di aiuti anche economici con dei buoni. Avete anche in questo periodo, in questa seconda ondata, considerato questa opportunità per le famiglie che hanno difficoltà anche economiche in questo momento? Sì, resta la possibilità, e questo da sempre, la possibilità di poter chiedere contributi per affitti, per bollette non pagate, per qualsiasi difficoltà o qualsiasi situazione di indigenza. E abbiamo ripreso in modo spontaneo e non riferito a qualche contributo statale o regionale, ma mettendoci del nostro avanzo di amministrazione, dei nuovi buoni spesa che presto o a richiesta verranno erogati attraverso opportuna richiesta attraverso l'assistente sociale. Sono stati messi a disposizione ancora i fondi per aiuti alle famiglie per l'iscrizione all'asilo nido e all'asilo dell'infanzia. E è un contributo mensile che avrà una durata fino al prossimo giugno e quindi coprirebbe tutto l'anno. Ecco, l'ultima domanda, Sindaco. Corbola, nonostante la grande dimensione, ha una zona industriale abbastanza attiva, buona, con le difficoltà del momento. Come stanno soffrendo gli artigiani, i commercianti della sua città? Ci sono criticità oppure fortunatamente ancora il reparto artigianale tiene? Allora, diciamo che tiene ancora abbastanza. Hanno avuto delle difficoltà nel primo periodo quando c'è stato il lockdown completo. Tant'è che abbiamo, come dire, tolto ed iso completamente per il 100% della parte variabile tutte le attività che sono state fermate durante il lockdown. Quindi è una delibera che abbiamo fatto nello scorso consiglio comunale e che è già attiva. Quindi coloro che hanno avuto degli ammanchi di entrata in quel periodo possono chiedere l'esonero dalla tariffa. E questo è già qualcosa, sia loro che tutti coloro che facevano parte del mercato e via dicendo. Abbiamo fatto anche un'esenzione legata alla tassa dei rifiuti, anche in capo a coloro che al mercato in quel periodo non si sono recati al mercato. Ecco. E, che io sappia, insomma, al momento hanno cominciato a lavorare, stanno lavorando in sicurezza, si sono adeguate. Fortunatamente abbiamo tutte aziende abbastanza grosse e quindi di una certa importanza e che è il loro, come dire, principale interesse mettersi e adeguarsi, e quindi tutti i lavoratori sono stati messi come dire, nelle condizioni di rispettare le misure Covid. Sono stato in alcune di loro, in alcune di queste aziende, anche per curiosità, per capire cosa stessero facendo per queste misure. E ho raccolto, almeno in questo periodo, scongiurando una nuova chiusura, almeno in questo periodo stavo dicendo tiriamo avanti, non abbiamo criticità così grosse. Detto questo, Sindaco, visto che dovete rinunciare a varie tasse, alle tarie, eccetera, i comuni come fanno a sostenersi in questo momento? C'è un reale contributo dello Stato o siete un pochino abbandonati voi stessi? Allora, abbiamo avuto una prima tranche di aiuti, il famoso fondone, all'inizio dell'anno. Ne abbiamo avuto un altro abbastanza recente, verso settembre. I fondi, per un totale, facciamo conto di 100.000 euro da parte dello Stato. Non abbiamo ancora la possibilità di dire ci sono stati degli ammanchi in tasse,
non sappiamo, abbiamo valutato indicativamente ciò che non è venuto ed è stato rientrato nelle casse comunali nel periodo del lockdown, più o meno, ma ancora non abbiamo tirato le somme. Lo Stato ha, almeno per quanto ci riguarda, fatto sentire la propria presenza, ecco, con questi soldi che sono arrivati anche prontamente. Quindi non posso, come dire, lamentarmi da un certo punto di vista. Devo anche essere sincero, la nostra comunità, essendo basata su un certo tipo di lavori e attività, ne risente meno rispetto ad comuni che, come dire, hanno un sostentamento prevalente che so, sul balneare, tanto per farci capire. E quindi hanno risentito meno delle costruzioni, come dire, della crisi del comparto turistico, a parte, non so, i ristoranti o i bar, ecco, che possono aver registrato qualche problemino. E quindi le nostre casse, tutto sommato, si sono mantenute non con gravissimi ammanchi. Restiamo a vedere cosa succede dal punto di vista dell'IRPEF e dell'IMU, ma insomma sono speranzoso che le cose non siano drammatiche. Il fondone ci serve tutto, perché invece, questo è un altro aspetto invece un pochettino più importante e che ha risentito di più, sono le chiusure della casa di riposo, di tutte e tre le case di riposo per quanto riguarda il CIAS. Tant'è che, avendo chiuso come dire, le graduatorie per gli inserimenti ed avendo destinato buona parte dei plessi per le stanze Covid, tuttora abbiamo delle stanze che sono designate esclusivamente per accogliere eventuali positività. Anche esterni, No, non solo sono all'interno della interni, casa. sono interni, sono interni. Però questo non ci permette di utilizzarli e quindi sono di fatto degli inserimenti che non vengono su e che non, e sono impegnative che non abbiamo. E ovviamente questo è un protocollo e un'intesa con l'URSS e con la Regione Veneto, però è di fatto un ammanco in termini di dirette, in termini di entrate, che porta ad avere necessariamente dei disequilibri. Oltre a tutte le spese che un ente come il comune, come la casa di riposo, ha dovuto sostenere in termini di misure di contenimento. E quindi questo senz'altro sarà un qualche cosa a cui dovremo porre rimedio e spero insomma che lo Stato possa dare ulteriore, come dire, supporto, ecco. Sindaco, noi la ringraziamo anche per la disponibilità, naturalmente, speriamo di venirne fuori al più presto tutti, e grazie naturalmente a lei, ai suoi concittadini, e auguri per venirne fuori. Ringrazio lei Leandro per l'intervista e a tutti voi che siete da casa. Buona serata.